Del messaggero sul quale torneremo anche dopo, vedete Sir, difesa decisiva per il finale dopo le polemiche, Block Devils si godono la bella vittoria, parliamo della vittoria, una vittoria che ha riportato la serie in parità, la serie semifinale con Modena, prima partita vinta da Modena al Pala Barton e poi c'è stata la grande rimonta della Sir al Pala Panini, risultato 3-1, ma sentiamo le voci dei protagonisti nel servizio di Luca Pisinicca. Venire qua a Modena e giocare una partita così, in questa maniera qua, soffrendo ma rimanendo sempre attaccati al risultato e venirne fuori soffrendo, io credo che sia veramente un grandissimo segnale di una squadra con grandissimo coraggio. Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco, un detto che è quanto mai attinente a questa Sir Conad Perugia, capace nel momento opportuno di tirare fuori di nuovo gli artigli. Coraggio e carattere, doti che le hanno permesso di compiere l'impresa, quella di violare il Pala Panini e riportare la sfida di semifinale playoff scudetto sull'1-1. Stracontento ovviamente della vittoria, ma ancora di più di come è arrivata, di come erano tranquilli, erano saldi, erano concentrati. E questo è quello che dobbiamo continuare a fare da qui a fine stagione. Encomiabili i ragazzi di Gerbic che hanno ricevuto in modo magistrale, ritrovato muri invalicabili con Anderson di nuovo sui livelli pre-gara 1, è lui il miglior realizzatore tra i Block Devils con 18 personali, Leon decisivo nei momenti chiave, ma soprattutto un Max Colaci, 37 primavere, giudicato MVP del match. Non ci sono favoriti in questa serie, ma non lo dico perché lo devo dire, lo dico perché ci credo. Noi abbiamo vinto qui, loro hanno vinto a Perugia. E sarà una serie lunghissima, complicata, con tanti momenti difficili. E bisognerà avere pazienza, le serie di playoff sono così, soprattutto quando affronti squadre molto forti di alto livello come Modena.